Et un accende si raggiava ziente din din bo accetta. Dopo il grande successo riscosso l'anno scorso, anche quest'anno presente nel cartellone del teatro in Arte Vesuvio. Sì, con grande piacere, questa è una stupenda realtà di cui io me ne sono innamorato. Niente, sarò qua il 7 dicembre con un repertorio particolare. Le canzoni verranno immerse nel profondo Mediterraneo e poi le farò asciugare nei Paesi Bassi, in Andalusia, in Brasile. Insomma, sarà una contaminazione a 360 gradi. Ti sei avvicinato al mondo della musica sin da piccolo e il tuo intento è quello di divulgare la tradizione napoletana, in particolare quella musicale. Come nasce in te questa passione? Va bene, la passione è nata istintivamente. Io ho avuto un trasporto per la musica da ragazzino, avevo 11 anni. Poi mi sono accorto che Napoli ha una storia incommensurabile, una storia così profonda, delle radici diciamo, che fanno parte del nostro DNA. Per cui dopo aver avuto esperienze particolari con Napoli Centrale, gruppi, e dopo che sono stato il chitarrista di Sergio Bruni. E niente, ho sentito questa grande necessità di immergermi in quella profonda cultura, quindi io dalle villanelle fino al Novecento, insomma, ho scoperto cose stupende di cui sono legato e cerco di divulgarle perché la memoria storica è importante. Diceva un grande filosofo che la conoscenza con il nostro passato aiuta e prepara l'intelligenza storica, condizione di ogni vero avanzamento civile, morale, ma soprattutto ingentilisce gli animi. Hai alle spalle una lunga carriera e tanti consensi ricevuti. Se potessi ripartire da zero, rifaresti tutto? Assolutamente sì. Io diciamo che ho avuto il piacere di suonare per personaggi importanti, dalla regina d'Inghilterra, ho suonato per le First Lady del G7 a Napoli, ho suonato per tanti titoli nobiliari, per il principe di Liege, ma la cosa bella che io ricordo sempre è l'incontro in Canada con Pavarotti, con Luciano, il quale lui venne a mangiare in questo locale che io suonavo, si chiamava Casa Napoli, lui fece un concerto a Montreal e a un certo punto io ebbi questa possibilità di poter cantare per lui, mi avvicinai e gli cantai A Vucchella. Lui in quegli anni, 1970, non l'aveva ancora il repertorio, chiamò il suo, disse da domani maestro dobbiamo provare A Vucchella, voglio mettere il repertorio. E disse poi una cosa, disse maestro ma io vorrei imparare un po' a cantare bene, ma perché ti devi far rovinare questa voce naturale e bella? Ma non devi assolutamente, continua a cantare così istintivamente. Sappiamo che hai scritto anche alcuni lavori teatrali. Quale di questi ti ha dato maggiore soddisfazione? Ma quello che mi ha dato più soddisfazione è Maria Luna, Una vita in salita, che io ho avuto il piacere di registrarla per la RAI e ancora tutt'oggi quando vado a vedere sulla RAI c'è il consenso ed è vista molto. Un'opera che è nata grazie all'esperienza che ho avuto per tanti anni nel carcere di Nisida, dove praticamente ho creato dalle esperienze ricevute, ma anche dalle esperienze mie, perché io sono nato a Miano, a ridosso di Scampia, quindi sono stato pure io uno scunista. Ebbene, ho creato questa cosa, questo musical bello, che praticamente credo che sia stata la cosa e il punto massimo della mia professione. Chissà ciamma prorobuzza, sciure lente in coppa all'acqua, mentre la domare sciacqua, quando rima sta a fornare.